Il 10 aprile 1912 salpava il Titanic. "55 passeggeri, in gran parte di prima classe, annullarono il viaggio. Il magnate Harry Clay Frick, per esempio, aveva prenotato per sé e sua moglie la lussuosa suite B52 a febbraio, poi aveva rinunciato lasciandola a John Pierpont Morgan, che a sua volta aveva disdetto in favore di Horace Harding e consorte, in seguito ritiratisi anch'essi. Il Titanic entrò in collisione con un iceberg alle 23:40. Era una domenica, il 14 aprile del 1912. Le vittime furono 1504, tra le quali, casualmente, anche i tre principali oppositori alla futura nascita di una Federal Reserve: John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Strauss. La Federal Reserve dei Walburg, Morgan, Rothschild e Rockefeller nasceva il 23 dicembre 1913.